Eccoci qua, un'altra puntata del TG Plus Economia speciale comunicazione. Anche oggi riparliamo di Instagram che è assolutamente la piattaforma che sta prendendo più piede negli ultimi anni, diciamo, sia nel mondo che in Italia. Una cosa molto importante, ne parliamo con un esperto, una persona che si occupa proprio di formazione nel mondo di social. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuto direttamente in questa puntata. Sei già stato con noi per altre tre puntate, perciò adesso andiamo a parlare direttamente, ormai i nostri follower sanno già chi sei, eventualmente andranno a rivedersi le altre puntate, e andiamo subito sulla questione Instagram, l'advertising su Instagram. Funziona come, quali sono le peculiarità, quali sono ancora magari le cose su cui possono lavorare. Ok. Allora, l'advertising su Instagram, quindi la possibilità di investire in pubblicità a pagamento su questo social, è stato reso disponibile non più tardi di 3 anni fa alle aziende, ok? Quindi attraverso il profilo business che si può aprire su Instagram è possibile appunto andare a investire soldi per divulgare dei contenuti di nuovo a persone che hanno caratteristiche particolari. Proprio il fatto che la piattaforma è ancora relativamente giovane e non è ancora poi così sviluppata tanto quanto Facebook, diciamo che è ancora un po', possiamo dire, imprecisa, grezza da un certo punto di vista, perché non ci permette di targetizzare tanto quanto abbiamo la possibilità di fare invece su Facebook, cosa che abbiamo detto sulla seconda puntata dove si parlava di Facebook advertising. Quindi è imprecisa e proprio anche dovuto a questo motivo costa ancora un pochino di più rispetto a Facebook, ok? Che non vuol dire che dobbiamo spendere più soldi per fare l'advertising, diciamo che a parità di investimento ottengo meno su Instagram. Dall'altra parte diciamo che su Instagram posso fare inserzioni in due modi, quindi posso usare la piattaforma stessa e lo posso fare solo da smartphone. Oppure posso usare la piattaforma Facebook e dire a Facebook di far vedere i contenuti sponsorizzati sulla piattaforma Instagram, e in questo modo vado a ottimizzare il lavoro, cioè l'investimento se devo fare dell'advertising sulle due piattaforme. Il consiglio è cerchiamo di farlo più su Facebook con il posizionamento su Instagram. Per le aziende è la fortuna, diciamo, che la piattaforma è di un unico proprietario, perciò va a intersecare un po' i dati. Certo, certo. Esatto. E quindi sono molto più precisi lato Facebook rispetto a quello di Instagram, molto più giovane. Per cui va a intrecciare proprio gli interessi. Ti faccio una domanda a quale puoi anche appellarti al quinto emendamento e non rispondere. Secondo te è vero che WhatsApp, perciò la messaggistica, legge i nostri social, per cui interfaccia questo tipo di comunicazione? Se vuoi ti puoi appellare a quinto che l'ho detto. Senza il mio avvocato non rispondo. WhatsApp è di proprietà di Facebook, Instagram è di proprietà di Facebook, qui lo dico e qui lo nego, però secondo me i dati vengono letti. Benissimo, siamo in due a pensare così. Ottimo, bene, passiamo alla prossima domanda. La prossima domanda invece andiamo a trattare l'argomento influencer. L'argomento influencer, quanto incidono e può essere, sicuramente è una forma di advertising, e come può essere sfruttato dalle aziende? Beh, il mondo degli influencer sta un po' cambiando, diciamo che l'influencer tradizionale sta un po' perdendo di importanza, nel senso che ormai l'utente medio è abituato a sapere che quando ha a che fare con un prodotto che viene presentato dall'influencer di turno, non facciamo nomi ovviamente, sa che quella persona probabilmente è pagata per fare qualcosa, ok? Quindi l'approccio sta cambiando in favore di chi? In favore del micro influencer, cioè la persona magari più affidabile e conosciuta in quartiere, in città, diciamo, che però magari può avere meno interessi di business per promuovere un determinato tipo di prodotto. Cioè più local? Più local, assolutamente, sì. Abbiamo chiarito un po' anche questo aspetto dell'advertising su Instagram, che è un aspetto molto importante che sta crescendo in maniera veramente esponenziale. E mercoledì prossimo andremo a parlare del famoso LinkedIn, quello a tutti detto dei professionisti e quello che molti ancora sbagliando pensano sia
il social del recruiting, dove parcheggiare online il proprio curriculum. E vedremo che non è così, ne parleremo ancora con il nostro Simone e sarà molto chiaro questa cosa, perché andremo proprio nel dettaglio anche qui, sia dell'indicizzazione organica sia dell'advertising. Grazie, a mercoledì prossimo e ricordatevi tgplus.it per iscriversi e ricevere gratis i nostri TG su WhatsApp. Grazie. Grazie.